Cari ascoltatori, buongiorno e benvenuti alla terza puntata del radiodramma tratto dal romanzo di Carolina Invernizio, Il bacio d'una morta. Nella seconda puntata, Alfonso, che era svenuto, viene ricoverato in casa. Una volta ripresi i sensi, una cameriera gli raccontò gli ultimi giorni di vita di Clara e gli disse che la povera signora non era stata ancora sepolta perché la tomba non era ancora pronta. E così Alfonso si fece accompagnare al Camposanto per vederla un'ultima volta. Nanni era sceso da cassetta ed aveva tirato il campanello del custode. Aspetti un momento a scendere. Prima parlerò io con mio zio. Passarono 5 minuti buoni innanzi che fosse risposto. Il fiaccheraio stava per suonare di nuovo quando il portone si aprì ed un uomo in maniche di camicia si affacciò. Chi viene a quest'ora nel ritiro dei morti a disturbare i vivi? Sono io, zio! Vi ho condotto i signori che vogliono vedere il cimitero! A quest'ora? Ma è proibito! Non posso fare eccezioni! Ma la farete per me? Non vi ricordate più di quello che mi diceste quando vi salvai il figliuolo buscandomi una coltellata invece sua? Non lo dimentico certo. Ti ho detto che in qualunque occasione tu potevi far capitale di me, che ti avrei data anche la vita. Non ti chiedo tanto, mi basta che tu acconsenta a far entrare questi forestieri che ti ho portati. Ma che vogliono fare a quest'ora? Hanno forse qualche tomba da visitare? Non una tomba, ma una morta. Una morta? Non ti comprendo. Mi comprenderai quando ti dirò che il forestiero che ti conduco è il fratello della contessa Rambaldi che hanno portato qui ieri sera. Ma via, meno ciance. Possono entrare? Sai che non ti posso ricusare nulla. Nanni si affrettò a spalancare lo sportello della vettura ed aiutò i due giovani a scendere. Io aspetto qui fuori. Se hanno bisogno di me, sono ai loro ordini. La luna era salita a poco sull'orizzonte, ma i suoi raggi erano ancora troppo deboli per rischiarare la cupa ombra dei cipressi e mandava soltanto una luce pallida, velata, misteriosa sulle tombe di pietra e di marmo, alcune abbandonate, altre coperte di ghirlande e di fiori. Se qualcuna delle mie lettrici ha visitato un cimitero di notte, sa quale triste e funebre impressione se ne riceve. Il solenne silenzio che regna in quel luogo, sacro al riposo dei morti, i grandi alberi, le croci mortuarie, tutto è propizio alle più folli e deliranti visioni. Là è la morte, davanti, di dietro, al nostro fianco, sotto i nostri passi, sotto l'erba che calpestiamo. È impossibile sottrarsi al suo pensiero, anche l'uomo più forte, più scettico trema, si sente il cuore stretto da una gelida pressione. I monumenti assumono ai nostri occhi un aspetto strano, fantastico, bizzarro. Ombre vaghe, sfumate, sembrano librarsi dinanzi a noi, fra le tombe, nell'aria. Un sudore freddo scorre per tutto il corpo, le labbra diventano mute. Tale impressione non mancò di provare Ines mentre, stretta al braccio del compagno, seguiva il custode sotto i loggiati del cimitero. Ella soffriva molto. La giovine donna, ma i suoi occhi erano privi di lacrime. Il suo volto si manteneva calmo. Alfonso rivolgeva attorno sguardi inquieti, smarriti. Sulle sue guance erano 2 macchie di un rosso ardente. Le labbra aveva livide. Ines sentiva di quando in quando scuotersi convulsivamente il braccio del suo compagno, come se alcuni brividi l'avessero investito. Ella lo guardava atterrita ed egli, come se avesse compreso quello sguardo supplichevole, pietoso, tentava un sorriso. Ma quel sorriso era così straziante, così amaro, che strappava le lacrime. Il custode solo si mostrava indifferente. Egli camminava senza riguardo per le corsie in mezzo alle tombe, agitando un mazzo di chiavi che aveva appese alla cintola. Fatto il giro del loggiato, volse a destra e dopo pochi passi si fermò dinanzi a una porta di legno scuro, che aveva nel mezzo
dipinta una gran croce bianca. Era la porta della cappella dove era stata posta provvisoriamente in deposito la cassa che conteneva le spoglie della contessa Rambaldi. Ines si sentiva il cuore stretto come in una morsa. Alfonso trasse fuori un fazzoletto per asciugarsi il viso. Il viso era irrigato da grosse gocce di sudore. Il custode aveva aperta la porta ed era entrato per primo. I due giovani lo seguirono. La cappella era debolmente illuminata da una lampada ad olio appesa al muro e da quel chiarore vacillante potevasi appena discernere una specie di tavola quadrata su cui era posata una cassa di legno di noce con maniglie e bordi dorate. Eccolo là. Alfonso fece un balzo come se avesse subita una scossa elettrica e strinse la mano di Ines con una tal forza che ci volle tutto il coraggio della giovine donna per non mandare un grido di dolore. Il custode era ritornato sulla porta. Ines guardò Alfonso temendo che egli soccombesse alle commozioni che l'agitavano, ma il giovane teneva gli occhi fissi spalancati sulla cassa. È là, là, vicino a me, ma quel coperchio mi toglie la vista del suo viso. Clara, io voglio vederti. Ines si era avvicinata al custode e tirò fuori dalla valigetta che aveva portato con sé una borsa con dei denari. Questo è per voi, se acconsentite al desiderio di mio marito. Fategli vedere sua sorella. No, ma io non posso, non posso. Oh, non siate così crudele. Voi siete padre. Se la morte vi rapisse un figlio di letto, non desiderereste vederlo più e più volte, prima che la terra ricoprisse per sempre le sue spoglie. Il custode si inteneriva. Ines se ne accorse e facendogli scorrere destramente la borsa in mano. Su, via, siate buono. Dio vi ricompenserà più di quello che io possa fare. Due grosse lacrime caddero sulle rozze gote del custode. Egli si avvicinò senza far parola alla cassa e cercando dolcemente di allontanare Alfonso. Aspetti che l'apra, così potrà rivedere la sua povera sorella. Oh, quanta passione, quanta ineffabile tenerezza apparve sul viso poc'anzi impietrito del giovane alle parole del custode. Sulle guance livide gli ritornò il sangue e gli occhi ardenti, asciutti, gli si inondarono di pianto. La rivedrò. Il custode aveva con lentezza fatte girare le viti della cassa e senza alcuno sforzo ne sollevò il coperchio. Un gran velo bianco copriva il cadavere. Il custode alzò la mano con una delicatezza ed un rispetto strani in un uomo del suo mestiere e scoperse la pallida e bella figura della contessa. Alfonso ed Ines congiunsero le mani e per qualche minuto il loro dolore parve tacere davanti alla serenità di quella figura che dormiva del sonno tranquillo e solenne della morte. La contessa era vestita tutta di bianco, i suoi capelli sparivano sotto una cuffia di trina che le scendeva fino sulla fronte. Al collo aveva una croce di brillanti attaccata ad un nastro celeste. Ella era bella, di una celeste purezza, e sotto quelle trine candide, con quel vestito bianco, pareva una vergine assopita nei pensieri del cielo. Il viso era pallido, dimagrato, ma non aveva quella lividezza spaventosa propria dei cadaveri. Nessuno vedendola avrebbe creduto alle sofferenze che furono il preludio della di lei morte. Uno sguardo sembrava scivolar fuori dalle pupille semichiuse. Dalle labbra aperte, ad un principio di sorriso, sembrava uscire ancora una parola di amore e di addio per i suoi cari. Com'era bella. Bella e buona. E scuotendosi dall'estasi che l'aveva per un istante dominato, si gettò piangendo su quell'adorato cadavere. Clara, mia Clara, eccomi a te di ritorno, ma tu non mi vedi. Non odi il tuo povero fratello che ti è vicino. Tu sei morta pensando che io ti avessi dimenticato. Morta scrivendo e pronunciando il mio nome. Clara,
Oh, mio Clara, sei pur bella, ma Dio solo vede che ora i tuoi dolci sorrisi. Clara, dimmi chi ti ha resa infelice sulla terra, chi ti ha fatto morire così giovane? Parlami, parlami. Sono Alfonso, il tuo fratello che amavi tanto. Si interruppe con un palpito angoscioso e le braccia indebolite gli caddero penzoloni lungo il corpo. Ines cercò di sorreggerlo, di trascinarlo lontano, ma egli si svincolò da lei. Pareva non potersi saziare di guardare quel cadavere. Egli s'ostinava a credere che colei che aveva tanto amato non poteva essere morta e che forse stava per risvegliarsi. Era sì bella ancora quella morta, v'era ancora tanto fascino in quelle purissime forme, nella delicata posa. Possibile che l'anima di lei fosse svanita interamente nello spazio e non rimanesse ancora in quel corpo reso inerte un soffio di vitalità? Le pupille di Clara non avevano il colore vitreo, appannato, oscuro che sogliono prendere gli occhi degli estinti. Alfonso le guardava e gli pareva che esse ricambiassero i suoi sguardi. Eppure quelle pupille erano immobili, come la fronte di Clara era ghiacciata, ma il giovane non sapeva staccarsene. Se Dio volesse, Clara, Clara, guardami ancora, dammi un bacio solo, per mostrarmi che mi hai perdonato. Ed appoggiò le sue labbra ardenti sulle labbra della povera morta. Ma allora gettò un grido che risuonò lungamente in tutta la cappella e si alzò barcollando come un ubriaco, coi capelli scomposti, gli occhi sbarrati. Le sue labbra si sono mosse. Ella mi ha baciato. Ella è viva. Sì, è viva. Ines e il custode credettero che Alfonso divenisse pazzo e si avvicinarono. Ma appena ebbero gettato uno sguardo sul cadavere, essi pure divennero pallidi, quasi come quello. Le labbra della morta si erano aperte ed avevano acquistato un leggerissimo color di rosa. La luce che scivolava dalle ciglia, socchiuse di lei, si era fatta più brillante. Che sia viva davvero, fede divina, sarei in un bel imbroglio. Sì, è viva, è viva. E con atto subitaneo aprì l'abito della morta e le pose una mano sul cuore. Il cuore non batteva e gli appoggiò allora la testa sul petto di lei e gli parve di sentire come un'impercettibile pulsazione. Appoggiò di nuovo le sue labbra alla bocca di Clara e quelle labbra ebbero un leggero brivido. Bisogna levarla subito di qui. Ella non è morta. Vi ripeto, mi ha baciato ancora. Ma se vi ingannaste, se qualcuno venisse a scoprirlo? Nessuno saprà nulla. Ma io non posso trasportare la morta in casa mia. Ho moglie e figlioli, e una sola camera. Ascoltatemi, non ha detto vostro nipote che abita qui vicino, in una casetta isolata? Sì, signore, abita in una casetta solo con la madre, ma non tanto vicino. È di là dal ponte, a Ema. Bene, questo non importerebbe. La sua carrozza ci trasporterà. Ma questa cassa che domani devo mettere nella fossa? E vorreste seppellire una donna viva? Verrà qui il conte Rambaldi? No, signore. Ha dato a me l'incarico di tutto e m'ha pagato anticipatamente. Tutto va per il meglio, dunque. Nessuno saprà quanto qui succede. Voi terrete il segreto con tutti. Ve lo pagherò a prezzo d'oro. Metterete nella tomba la cassa vuota. Ma non vedete che la signora contessa non si muove? Essa è proprio morta e voi siete vittima di un'allucinazione. No, non è morta, non è morta, vi ripeto. E vorreste seppellirla con questo dubbio? Ebbene, ammettiamo non sia morta. Dove vorreste condurla? A casa di vostro nipote, ve l'ho detto. Egli è un bravo giovinotto, manterrà il segreto con tutti. Non mi dite di no. Voi non correte alcun pericolo, ve lo giuro. E poi, se avete timore, io vi darò tanto denaro da assicurare il vostro avvenire, quello della vostra famiglia. Basta, signore. Non è già l'interesse che mi spinge a giovarvi, ma sì, è perché mi viene il dubbio che
la povera signora non sia morta. Farò quanto vorrete, ma segretezza per segretezza. Sul mio onore, nessuno saprà quanto è successo. Ma se fosse morta davvero, sul mio onore vi giuro che vi riporterei con lo stesso mistero il cadavere. Aspettatemi qui un momento. Vado ad avvisare mia nipote. Dio mi ha ispirato. Io temo, povero Alfonso, che tu ti illuda. Le sue mani sono di ghiaccio. Ma ella non è morta. La sua fronte è di marmo. Ma ella vive. Ti ripeto, lo sento. E mi pare che mi intenda, mi pare che il suo cuore palpiti sul mio. Mentre così parlava, il custode ritornò insieme col fiaccheraio. Questi era pallido in volto come un lenzuolo ed aveva gli occhi pieni di lacrime. Mio zio mi ha detto tutto. Davvero, signore, la povera morta vive! Sì, io lo spero perché Dio è buono, ma affrettiamoci, ella potrebbe tornare in sé e sarebbe terribile per lei che si trovasse qui. Con molta attenzione, la povera contessa, che continuava a rimanere immobile, rigida come un cadavere, fu trasportata nella vettura. A quell'ora la strada era deserta e nessuno avrebbe immaginato la scena compiuta nel cimitero. Quando la carrozza fu partita, portando seco la giovane coppia e la povera morta, il custode riprese la via della cappella col capochino e le mani incrociate dietro le reni. Egli chiedeva a se stesso se non aveva sognato. Che la morta sia viva davvero. Sarebbe strana, ma sarebbe anche più orribile a pensare che se non era quel signore suo fratello, la povera contessa domani sarebbe stata sepolta viva. Vengono i sudori freddi nel pensarci. Del resto, nessuno saprà mai questo segreto. Al conte poco importa di sua moglie, tanto è vero che ha lasciato a me la cura di tutto. Quel conte mi sembra un poco di buono, ma ha fatto una brutta impressione la prima volta che l'ho visto. Gridò perché la tomba non era ancora preparata, che volesse proprio seppellì viva la moglie. Non sarebbe difficile. Ed io sarei stato il complice di un assassino. Ah, fratello della signora contessa, quello gli è davvero il viso di un galantuomo e ci si può fidare di lui. Ma cosa sono tutte quelle ombre che vedo stanotte? Non so perché, ma mi tremano le gambe e ho degli scrupoli che qualche volta, senza volerlo, io l'abbia seppellita veramente delle persone ancora vive.